Maurizio Pollini ha inciso per la prima volta le variazioni su un valzer di Diabelli, un'opera che ha approfondito per tutta la sua vita di interprete beethoveniano. Il grande pianista ha accettato di parlare a Classica di questa pagina della maturità di Beethoven e ha ricordato gli anni della collaborazione con Carl Böhm alla ricerca del più puro e profondo classicismo viennese. Tutto nacque dalla conoscenza che ebbi di Böhm, che veniva al Teatro della Scala a Milano a dirigere alternativamente il Fidelio, Così fan tutte. Proposi a Böhm di registrare 2 concerti di Mozart, cosa che facemmo, e in seguito proseguimmo queste serie di incisioni con il quarto, il terzo e il quinto concerto di Beethoven a Vienna, al Musikverein, con il Wiener Philharmoniker. Il clima musicale era estremamente buono, ci fu un'intesa ottima con Böhm, anche al di là dell'immaginabile, se si può dire questo. Potrei raccontare un aneddoto: che quando registrammo il quinto concerto, e nella mattina nella quale registrammo il primo movimento, lo eseguimmo 2 volte e in seguito andai da Böhm a chiedergli di dirigere una terza volta per sicurezza mia. E Böhm all'inizio fece resistenza con questa motivazione: "Di stimmung ist so schwer", l'atmosfera è così difficile. Quindi è straordinario questa cosa come sintomatica dell'estrema serietà con cui Böhm affrontava ogni esecuzione sua. E poi lo eseguì una terza volta. Sul Beethoven eroico
Certo, c'è molto da dire, nessun, in fondo non c'è opera della musica occidentale che non ci dia in modo più compiuto il senso di quel che eroico significa, proprio della sinfonia eroica o del concerto erroneamente detto l'imperatore. Però si tratta di un eroismo dal quale dobbiamo scalzare qualsiasi componente retorica o trionfalistica, eroica nel senso più profondo della parola. Ci trovammo musicalmente molto, molto vicini nel fraseggio, nelle idee, nell'atmosfera di questi concerti. Böhm fu anche estremamente gentile, per esempio accettò di dirigere il primo tempo del terzo concerto un poco più mosso di come la tradizione tedesca era abituata a fare. Fu estremamente gentile in questo. E penso i dischi testimoniano indubbiamente un'intesa profonda, direi. Interessa ovviamente integralmente Beethoven, anche il Beethoven non delle cose pianistiche, questo è evidente, però forse sono particolarmente vicino alle ultime composizioni di Beethoven, perché penso che le ultime composizioni di Beethoven sono un momento di estrema attualità della composizione musicale e sono il momento culminante di tutta la prima scuola. Penso che l'ultimo periodo di Beethoven è il momento culminante di tutta la prima scuola viennese, il momento più denso di prospettive future. Penso addirittura che le prospettive filosofiche contenute in queste straordinarie ultime composizioni siano assolutamente attuali oggi e in ogni senso. Il senso di solitudine lo percepisco in modo preciso con Schubert. E mi sembra che Beethoven in qualche modo sia riuscito a, che deve avere sicuramente sofferto enormemente di solitudine negli ultimi anni. Da un lato certamente si oppose, accettò questa solitudine come un momento di opposizione
proprio la società del suo tempo, che criticava in modo violento, come sappiamo dai quaderni di conversazioni stracciati da Schindler, le criticava da un punto di vista politico, ma nello stesso tempo da un punto di vista umano penso che lui sia sempre riuscito a superare diciamo l'isolazionismo dell'uomo costretto all'isolamento. In questo caso, questo credo che sia confermato da tutte le sue ultime composizioni. Forse il rapporto fra Beethoven e il valzer di Diabelli era come il rapporto fra Beethoven e la società viennese dell'epoca, perché il valzer di Diabelli rappresenta veramente, non è assolutamente cattivo, è un piccolo pezzo di musica di una certa qualità. Le variazioni di Diabelli mi sembrano agli antipodi del Beethoven eroico, senza dubbio, sono proprio l'aver accettato di scrivere una grande composizione partendo dal valzer di Diabelli significa come un'accettazione di un punto di partenza un poco modesto, anche la rinuncia ai grandi temi beethoveniani fa parte di questo antieroismo della composizione, potremmo vederla anche come un'opera esistenziale in qualche modo, che è una prospettiva di affrontare i temi dell'esistenza e di esprimerli in una serie di momenti. Sono convinto che una caratteristica, anzi forse la caratteristica più ammirevole in definitiva dell'ultimo Beethoven, è di riuscire a superare proprio le ombre che qualche volta sono terribili in opera come la Nona Sinfonia o dell'Opera 111, abbiamo due primi tempi di una tragicità straordinaria, superiore a quella di tutti i movimenti drammatici scritti da Beethoven in precedenza. Però queste ultime composizioni hanno la particolarità di concludere quasi sempre, di concludere sempre in modo ottimistico. Questo ottimismo mi sembra una caratteristica in genere di Beethoven e anche che Beethoven riesce a far trionfare anche nelle composizioni dell'ultima maniera. Dell'esistenza all'interno di queste variazioni, di questa ombre continue. Il cromatismo è perenne. Nella prima variazione, ma è solamente un caso, è estremamente presente. Nella prima variazione abbiamo una grande linea, nella seconda parte, una grande linea ascendente portata dalla mano destra e una linea cromatica discendente nella mano sinistra. Questa contraddizione interna, sia pure superata, è costante in ogni variazione. Quindi direi che è un'opera che non smentisce il carattere fondamentalmente drammatico e basato sui contrasti, che è tipico comunque di tutto il Beethoven, solo lo realizza questa volta in un modo assolutamente diverso dalle altre composizioni.
primo tempo, come sappiamo, Beethoven disse di no alla proposta dell'editore di scrivere una variazione. E nel secondo momento, evidentemente sorprese tutte, decidendo non solo di scrivere un piccolo ciclo di variazioni, ma di scrivere la sua più grande e più estesa composizione pianistica proprio su questo spunto minimo. Forse una relativa semplicità della struttura del valzer poteva permettere proprio alla fantasia beethoveniana di portarsi in territori molto lontani e poteva far sì che la fantasia di Beethoven si esplicasse nel modo più fertile. Certamente il riferimento storico più importante a un ciclo di variazioni è quello con le variazioni Goldberg di Bach, su questo non c'è nessun dubbio. D'altra parte, le variazioni di Abelli rappresentano il culmine di un processo di sviluppo che, partendo dalla variazione ornamentale di tipo, diciamo, settecentesco, non voglio dire mozartiano perché Mozart scrisse delle variazioni straordinariamente avanzate e moderne, per cui questo ci porterebbe in una prospettiva falsa nei confronti di Mozart che io assolutamente non voglio prendere, ma nei confronti della variazione semplice ornamentale di cui Beethoven diede giovane anche qualche esempio, sono proprio il culmine di un processo che porta verso l'opposto, porta alla variazione come invenzione continua, come veramente come trasformazione, come la parola tedesca sembra voler significare. Porterà anche verso la variazione romantica, quella di Schumann, in cui proprio il cambiamento del carattere di ogni variazione diventa l'assunto principale della composizione. In questo il parallelo con Bach mi sembra molto ben fondato. C'è lo spirito di far proliferare un tema all'infinito e di portare questo tema ad assumere tutti i caratteri musicali possibili. In fondo, nelle variazioni di Goldberg potremmo anche trovare un compendio, una summa di caratteri bacchiani, e così nelle variazioni di Abelli una summa di caratteri beethoveniani. Quindi non una composizione caratterizzata in un senso preciso, come in qualche caso potremmo essere tentati di pensare di altre composizioni di Beethoven, una composizione lirica o drammatica, a seconda dei casi. In questo mi sembra che le variazioni di Abelli hanno la caratteristica di racchiudere tutti i caratteri musicali nell'alveo di una sola composizione. Può darsi che per quel che riguarda le variazioni di Abelli ci sia un momento di particolare serenità, forse nel momento in cui Beethoven scoprì le possibilità di questo tema e si buttò con entusiasmo nella composizione, però mi sembra che la composizione stessa non può essere semplicemente definita da una terminologia di serenità. Sarebbe incredibilmente restrittivo e assolutamente impossibile a pensarsi in un'opera di quella straordinaria estensione. Personaggio come Beethoven, l'impegno, l'indignazione sono del tutto evidenti. Sappiamo delle sue proteste in seguito alla restaurazione contenute nei quaderni di conversazioni che vengono distrutte da Schindler. Però in un certo senso forse io estenderei questo concetto e mi sembra che in qualche modo un certo di
carattere di protesta nei confronti di quello per il quale si deve protestare, giustamente, sia contenuto proprio nell'essenza dell'arte. Quindi che questo vada esteso a tutti i grandi geni in generale.